la politica e me mi hanno stancato tutti. Ma io non so quale dirmi, te lasci la minestra buona? Non ancora di arrivare a capire, mi hanno stancato. Magari torni la destra, chissà, forse la situazione riesce a risolversi un po'. Io non ho più fiducia in nessuno, Berlusconi è l'ultimo, perché non fanno niente, è stato su, cosa ha fatto? E adesso cosa vuol fare? E quelli che ci sono cosa fanno? Io non mi interessa di nessuno. Ultimamente non ho seguito molto e quindi non sono in grado di esprimere un giudizio. Diciamo che tra destra e sinistra ormai secondo me non stanno, cioè ognuno tira acqua al suo mulino, quindi non ho più voglia di esprimere un giudizio né di destra né di sinistra. Ma le pensa, questo si vedrà, come vedremo, diciamo così, cosa fa il Partito Democratico. Ah, bisogna vedere i risultati dopo, non lo so adesso, si vedrà. Ho le mie opinioni, però bisogna vedere. Ecco. Non è una persona seria che possa dire una cosa e le mantenga. Come adesso, avevo sciolto Forza Italia, ha detto no, io non l'avevo sciolto. Però adesso è ritornato indietro. A quello che aveva detto, aveva fatto un partito democratico, liberale, là, non so, e adesso è tornato indietro ancora dicendo, oggi dice una cosa, domani dice un'altra, è tutto lì. Perché sono troppe, anche poca prudenza in Parlamento, poca prudenza, poco come uno sia più istruito di lui, come uno sia, si offendono, una volta questi lavori qui non capitavano. Cosa ne penso? Che è una cosa eccezionale, perché quando uno ha i soldi, in 2, 2, 4 si fa sempre tutto, e quindi il problema è già nato, quindi andrà avanti e poi dopo vedremo dove va a finire. No, il problema è quello lì, che quando uno ha i soldi e ha la volontà che ha lui di fare le cose, ci portano sempre a spasso tutti. Cioè non mi interessa, perché non ci capisco più niente, allora non lo so, mi dispiace, ma non ho proprio un'idea. Io penso che uno o l'altro hanno rotto tutti quanti, però non si sa più cosa pensare e cosa credere, perché un uno fa male e l'altro fa pensare.